2012, cos'è? 2012 è questo libro che ho scritto dopo aver pubblicato Biglietto d'andata e ritorno. Questo libro diciamo porta l'esperienza del primo libro, diciamo l'ha ereditato l'esperienza del primo libro. Questo Spieghiamo anche Biglietto di andata e ritorno, che sì. era un libro che parlava di Caltanissetta sotterranea. Allora, Biglietto d'andata e ritorno era un thriller, è un thriller che parla della ricerca di una persona scomparsa. Questa ricerca si svolge all'interno di Caltanissetta, quindi attraverso veramente le nostre strade, quelle per le quali camminiamo giornalmente, e poi si conclude nei cunicoli della città. Quindi c'è questa parte anche esoterica che ho capito che era molto affascinante. Ecco perché ho parlato di eredità. Del primo libro. Io sono una persona che ascolta i commenti, anche le critiche, e quando ero a metà della scrittura di questo secondo libro, Salvatore, ti interrompo, poi sì. torniamo sul libro. Andiamo da Rocco Pesce, c'è un calcio di punizione per la Nissa, posizione favorevole. Rocco. Sì, Nicola, una posizione favorevolissima perché siamo in prossimità della lunetta che delimita la limite dell'area di rigore. C'è stato un fallo su Cristian Nicaccetta che tutto solo stava per battere direttamente in porta di Grimaldo, però è stato attaccato da dietro da Terriaca. Giusta la segnalazione, comandare calcio di punizione ad Avola che speriamo metta a segno il primo calcio di punizione di quest'anno. Lo scorso anno ne mise a segno 3, tutto è pronto per la battuta di Capitan Avola. Folta la barriera del palazzolo, è pronto dunque il capitano bianco scudato alla battuta, il destro a giro ribattuto dalla barriera. Avola ancora una volta, il tiro ribattuto dalla barriera, sulla susseguente ribattuta commette fallo su Casisa, dunque svanisce questa occasione favorevole per il biancoscudato, e dunque il risultato rimane ancora fermo sullo 0-0 quando scocca il 25esimo del primo tempo. La linea può tornare a te, Nicola. Bene, non ci sono variazioni in Serie D. Chiudiamo il capitolo su 2012. Salvatore Paci. Sì, stavo dicendo, quando ero giunto già a metà della scrittura di questo mio secondo libro, già stavano cominciando ad arrivare i commenti sul primo. Quindi ho cercato di sfruttare per il secondo libro quegli argomenti che sono risultati forti, molto seguiti nel primo, quindi le ambientazioni in sotterranei, questo alone di mistero che circonda la città. Per cui ho rielaborato il testo prima di consegnarlo, di questo secondo libro, tenendo conto appunto delle impressioni delle persone riguardo il primo. Questa è la storia che nasce nella miniera di Trabonella di Caltanissetta e si conclude nei sotterranei di Roma. È una storia in cui si vede il solito protagonista, Antonella Mattina, che si trova in mezzo a una contrapposizione di due forze. Una è rappresentata dal CICAP, il Comitato per il Controllo dei Fenomeni Paranormali, e dall'altra parte un magnate, un riccone, che invece vuole impaurire il mondo con una serie di profezie. Non posso svelare naturalmente il contenuto della storia, altrimenti non provereste piacere a leggerlo, però dovrebbe essere veramente un libro che tratta in maniera fascinosa questa storia e queste profezie sul 2012, ma non è un libro documentario, è un thriller. Che idea ti sei fatto di questo libro, Mario? Penso, a me piacciono i thriller, quindi penso sia affascinante leggerlo, specialmente si tratta di storie di Caltanissetta. Di solito uno quando legge dei thriller sono tutte cose ambientate in America, e quindi penso che lo leggerò.